Ciao Danilo. Ciao, posso? Prego. Io sono Danilo Monelli da Terni, Umbria. A me sembra, e ringrazio anticipatamente i compagni di rifondazione che mi hanno avvertito di questa iniziativa, perché a me sembra una ottima, necessaria e assolutamente da replicare iniziativa. Anzi, bisognerebbe avere la volontà, anche in presenza di enormi difficoltà, di replicarla in ogni capoluogo di provincia, inviando in questi luoghi, come facevano gli antichi romani, non per stare in corda col capitalismo, ma una serie di compagni e compagni che hanno il pedigree riconosciuto su questi argomenti, che possano aiutare i territori, perché è da lì, secondo me, che si può e si deve ripartire. Io ho militato in Rifondazione dal 94 al 2007. In presenza del disastro della sinistra arcobaleno, a torto o ragione, ho cercato di partecipare da lì in avanti a quelle iniziative che mi stimolavano. È un po' forse egoistico, anche se penso di non esserlo, però questo è. A me ha colpito molto e stimolato, d'altronde, come sempre, Roberto Musacchio, Patrizia Sentinelli, li ho sempre apprezzati in quel periodo, l'intervento di Patrizia Sentinelli. A me convince, se posso permettermi, la postura, il respiro e anche l'idea che attraverso quell'approccio si possa combattere quella che secondo me è il vero virus mortale che ci attanaglia a sinistra. Anche quando non l'ammettiamo, viviamo in una H24 di distopia e questo ci distrugge. Anche i più forti di noi rischiano di rimanere macinati da questa distopia. E penso, come diceva giustamente lei, ma anche altri, che il binomio democrazia e libertà è anche attraverso questo meccanismo che si è completamente slabbrato, ha perso di significato e valenza agli occhi di moltissime persone, non solo del ceto popolare, ma anche del ceto intellettuale, se così si può dire, e ha ucciso il vero, come posso dire, la vera linfa, la partecipazione, che per noi è vitale, ma per la società complessivamente non imbarbarire è un elemento essenziale. E quindi io penso che noi dovremmo, attraverso anche queste iniziative, affrontare quel binomio che più volte abbiamo detto in questi decenni e anche dopo quel disastro, ma che con difficoltà riusciamo a coniugare. Come dice, ormai siamo tutti costretti a copiare lui, anche i più laici, anche gli atei. Come dice Papa Francesco, giustizia sociale e giustizia ambientale. Io penso, per esempio, e vi voglio portare questo esempio, non so se ha colpito solo me, sono convinto di no. A me ha colpito molto un referendum che è stato fatto in Svizzera non molti mesi fa. Il tema era la CO2 e i pesticidi. Lo brutalizzo, la domanda, anche se non era questa, ma insomma, vuoi tu fare qualcosa attraverso la legislazione per contenere e diminuire la CO2 e impedire l'utilizzo dei pesticidi? Quel referendum è stato perso. Una piccola realtà, non nuova, alcune decisioni abbastanza clamorose, però si è pronunciata dicendo che, insomma, non è che non erano d'accordo con questo, ma hanno lanciato un segnale che la destra in quel luogo e non solo in quel luogo ha subito strumentalizzato. E il segnale, il motto era questo, che noi dovremmo attentamente analizzare e per certi versi fare nostro, avere il coraggio di fare nostro. Molte di quelle persone che hanno votato no hanno detto prima della fine del mondo, la fine del mese. Io credo che in questa dicotomia, che potrebbe e dovrebbe essere affrontata insieme, soprattutto da parte nostra, c'è un pezzo della spiegazione che porta anche a sinistra. Non sono in quella sinistra moderata che neanche si chiama più sinistra, ma anche alcune volte in alcune associazioni molto marcate a sinistra e in qualche parte della sinistra radicale, a pensare che ormai è ovvio e forse comprensibile che uno dei problemi che abbiamo è il popolo, che ormai si è abituato purtroppo a ragionare con la pancia, per non dire altre parti anatomiche, e che comunque non ragiona più. Io penso invece che il popolo spesso ci ha torto, ma è costretto a ragionare, come diceva un grande pedagogista del passato, la testa ragiona dove poggiano i piedi.
quando tu per decenni, soprattutto gli ultimi 25-30, trovi chi ti dovrebbe difendere e rappresentare, che ti spiega dalla mattina alla sera che non c'è alternativa, che questo è l'unico mondo possibile, c'hai due scappatoie: o fare qualche colossale cazzata a livello individuale, oppure metterti in fila e pensare che quello sgocciolamento che dicono che c'è, sia sulle risorse finanziarie, non solo, possa investire anche te e portarti a traguardare la giornata. Io penso che noi dovremmo ragionare molto, molto attentamente su questo. Se poi mettiamo insieme, vado velocemente al secondo punto, che negli ultimi 25 anni noi abbiamo avuto diversi miliardari dell'America e dell'Europa, quindi dell'Occidente, che hanno firmato petizioni con cui chiedevano maggiori tassazioni su di loro e minore tassazione sui salariati, può sembrare ironico e la vendetta della storia, ma così è. E chi non applica queste indicazioni non è solo la destra, che è scontato, ma i vari centro-sinistra che hanno governato in questi ultimi 30 anni gran parte del mondo diverse volte. Io sfido chiunque a non sentire che si è costretti quasi a pensare che non c'è niente da fare, o fai qualche colossale stupidaggine oppure ti adegui. Noi qui dovremmo saper intervenire. Il sindacalista del terzo millennio e la rappresentanza politica, culturale, non solo del mondo del bisogno, ma del mondo in generale, deve saper scommettere di tenere insieme questi due aspetti, sapendo, e nella mia ignoranza anch'io so, vengo dopo 20 anni di lavoro da una fabbrica siderurgica a Terni, le Acciaierie di Terni, che gran parte delle catene del valore di questo capitalismo del fine millennio e d'inizio terzo millennio va smontato, aperto e scartato, e quindi saranno anche, come dice il falso ambientalista ministro della transizione, saranno anche dolori e sangue, ma noi dovremmo saper tenere insieme quei due aspetti con la consapevolezza che le catene del valore vanno riaperte, vanno risrotolate, vanno ricostruite, ovviamente non con matrice capitalistica, non con matrice economicistica, in un altro modo, il che è drammaticamente difficile. E allora penso che noi dovremmo sperimentare nei vari territori alcuni atteggiamenti, alcune situazioni che ci portano a dire, insomma, che se dovessi essere provocatorio in termini fortissimamente bonari nei confronti di Rifondazione Comunista, mi offro a farmi flagellare, non per egocentrismo, magari un po' meno di opposizione ma un po' più di cambiamento. Non vorrei che fossimo tutti quanti affascinati dall'idea, non mi riferisco ovviamente a Rifondazione, parlo a un campo largo che è molto disponibile nei convegni a aprirsi e a fare il campo largo, come dicono anche tanti altri, e poi ognuno si richiude nel proprio egoismo e nel proprio orticello. Io penso che lì, in parte, se non ho capito male, come diceva anche Patrizia Sentinelli, c'è un pezzo della nostra scommessa, e credo che noi dovremmo dedicare a questo, non voglio decidere per altri, risorse economiche e finanziarie, anche se fossero e sono pochissime. Quelle pochissime andrebbero indirizzate, secondo me, su questa pista. E su questa pista, secondo me, noi, e ultima riflessione, incontreremmo l'unica novità che, secondo me, c'è stata in questo ultimo decennio. Non va copiata perché è un unicum, ne sono profondamente convinto, non avendo la cultura per poterlo dire con certezza, ma avendo, essendo stato interno a situazioni simili a quella che sto per nominare, è un unicum. Lì si è combinato insieme una serie di storie, di soggettività irripetibili. Mi riferisco alla GKN, mi riferisco al fatto che quel binomio che hanno lanciato non è un caso che sta svegliando alcune sinergie e incontri che in altre situazioni non siamo stati capaci di innescare. Insorgere e convergere, secondo me, chiama un pezzo largo della società, anche la più scettica, a essere costretta a riflettere, a ragionare e a capire. E secondo me noi dovremmo assolutamente fare questo, anche perché, come dite molti di voi,
ultima veramente riflessione, gli altri non scherzano. Noi avremo, può darsi pure a breve, le macchine elettriche e ovviamente, come voi avrete visto meglio di me, sono accattivanti perché ti dicono che non pagherai il parcheggio e potrai entrare dentro la ZTL. E quel popolo che molti dicono che ragiona con la pancia, potrebbe essere anche comprensibile che una volta accumulato, il che non sarà facile, le risorse per poterla comprare, pensa di ricavare un pezzo di libertà comprando quel mezzo. E allora noi dovremmo essere in grado invece di fare un'altra cosa. Io penso per esempio che la stessa rifondazione, con troppa timidezza, con tutte le giustificazioni e l'eroismo che ha, un argomento come il PNIEC non è un argomento da ingegneri nuclearisti o da specialisti della scienza. Il PNIEC è uno degli strumenti con cui noi potremmo, con grandissima difficoltà, ottenere che ci si possa fare sopra una battaglia popolare, perché lì per la prima volta è coniugato un elemento che, lasciato agli altri, si è visto già dove può condurre. Ma insomma, un piano nazionale che è intrecciato fra economia e clima, beh, è cosa che noi dovremmo chiedere e dovremmo praticare, costasse quello che costasse. E l'altro aspetto è la finanza. Io penso che uno dei momenti più tragici, ironici e infelici della sinistra è stato quando il lungo di Torino, Fassino, ha detto: abbiamo una banca. Lì forse si è squadernato il momento più tragico, comico, che ognuno di noi poteva immaginare che alcuni elementi della politica potevano toccare. Ma esiste quel problema, esiste. Io vi porto un esempio velocissimo. In questi ultimi 2-3 anni ci dicono i dotti della finanza che in Umbria, una piccolissima regione in fortissima crisi demografica e economica, ha 15 miliardi di euro bloccati nel risparmio. Se si dovessero sbloccare, voi sapete meglio di me che il 95% di quella somma non verrebbe spesa per implementare l'Umbria senza nessun leghismo, e il 100% di quella spesa andrebbe o in fossili o in economia capitalistica. Non è blasfemo, secondo me, neanche pericoloso porsi il problema della finanza nel terzo millennio, non per avere una banca, ma per esempio perché Cassa Depositi e Prestiti, insieme a chi ci sta, non può essere un argomento su cui aprire un dibattito nazionale, non solo nazionale, sull'utilizzo delle nostre risorse e dei nostri risparmi? Perché rispetto a questo non chiedere alla stessa CGIL, se vuole essere CGIL di strada, e a me sembra che è abbastanza deragliato quel progetto, senza colpevolizzare oltre misura Landini, ma insomma quel progetto ormai reagisce più forse neanche agli stimoli elettrici, però insomma io sono un pensionato e sono iscritto alla CGIL. Perché non chiedere anche al sindacato, la CGIL in testa, di fare una riflessione su questo? Insomma, chiudo dicendo forse una frase più grande di me. Io ultimamente ho visto ottimi contributi su questa questione dell'ecosocialismo, dell'ecomarxismo. Sono convinto anch'io, senza dietologia, che quel personaggio straordinario di Benjamin ci aveva ragione. La rivoluzione è quel freno d'emergenza che frena questo treno che va allo sfascio. Noi penso che attraverso queste cose, non ultima quella riflessione fatta tanti anni fa, noi dovremmo essere capaci di ricercare iniziativa e riflessione e pensiero, come diceva la Sentinelli. Grazie.